comincia il nostro esperimento sociale. Affinity. Un po'. No, no, ma perché io volevo, a questo punto mi facevano portare uno schiavo se c'era da pulire. Scegliamolo! No, schiavo per la diva, ragazzi! Tu ci la sai con schiavo! Io penso di liberare! Ragazzi, qui c'è polemica, ragazzi! Oggi ci siamo imbattuti insomma con la diva del tubo, che sicuramente di questo è boh. Ciao, sono Alicia Griffanti, conosciuta anche come la diva del tubo. Ho deciso di partecipare ad Affinity perché in nessun reality aveva mai partecipato una dominatrice. Io nella vita faccio la youtuber, l'influencer su Instagram, ma soprattutto sono una dominatrice. Lavoro nel campo del fetish, del BDSM. Ma, cioè, io qua non voglio fare un c***o perché non voglio cucinare e pulire, quindi se volete che rimanga dovete fare venire da Milano il mio schiavo. Oh, ma... lo voglio subito! Voglio essere lo schiavo! Lui vuole diventare il tuo schiavo! Scusa! Ti do le chiavi della macchina, quello è il cancello. Io sono milanese, ma non sono schiavo. Andiamo a prenderlo. Se lei non ne fa niente, c'ha lo schiavo che fa il posto tuo. Perché non è venuta con lo schiavo? Adesso uno di voi diventa il tuo schiavo. Un single? Ma sai solo perché non c'è il tuo schiavo? Io non faccio per lei. Io non faccio un c***o perché lui è il mio schiavo. Faccio io lo schiavo per lei. Chiarisco questa cosa, che a me di loro non me ne frega niente di quello che pensano, di cosa dicono, per me loro sono niente. Ma che non aiuto, non funziona così, non c'è uno schiavo, non c'è niente, devi aiutare. Pure, non è che... me ne vado. E quanto te ne vai? È da un'ora che te lo dico. Ti do le chiavi della macchina, passiamo da parcheggio. Io sono qui per farmi i miei, però loro devono adattarsi alle mie cose perché io sono qui come dominatrice. Tu lo schiavo lo prendi fuori, qua non c'è nessuno schiavo, se ti conviene così, se no quello è non mangi nemmeno. Capito? Se no ti diamo da mangiare, ti metti da... Me ne vado a mangiare, un po' che 5 stelle. Cioè, se loro non si adattano a me, alla diva, io me ne vado. Lasciamo perdere! No, lasciamo perdere! La lite è... Lasciatela parlare, che mio sei mio! Deficiente. Lasciatela parlare! Non toccarmi! No, come no, ti non devi toccarmi! Lasciamola perdere, ragazzi! Guarda! Per te. Io me ne vado adesso. È la prima e l'ultima volta che tu mi metti la mano addosso. Qui, però voglio andare via. Ragazzi, fammi vedere una cosa. Dai, teneteli il telefono un attimo. Il popolo ha deciso. Il popolo ha deciso. 1, 2, 3, popolo. Me ne vado via. Io ho detto no. Cosa devo fare per andare? Bestemmiare? Voglio andare via. Punto. Non c'è né se né ma, mi butti in piscina, mi odiano tutti. A me non me ne frega niente, mi devono lasciare stare e adattarsi a me, se no io me ne vado. Siamo d'accordo che tu non fai niente, stai qua con noi, cioè per noi va bene, questo è il senso. Ma io capisco che a voi non vada bene. Ma è meglio di dico, cioè, questo è un allora, gioco. Comunque, dici che devi pulire dalla mattina allora, alla sera. Scusa, no, ma io proprio non lo non ma è. Ma tu, quando hai deciso di fare reality, cosa pensavi che ci fosse? Allora, io pensavo che ci fossero i buffet. E non che ci cucinassimo. No. Io ho detto che la parola schiavo è troppo pesante. Ma aiuto, ma che no, no, è pesante la parola schiavo. Ci vuoi un servitore? Sì. Io voglio un servitore. Ma non sono loro che vogliono essere chiamati schiavi. Noi almeno io sono un po' di mentalità aperta. Io ti vedo in questo modo. È un contesto diverso. La parola schiavo è usata in una maniera non offensiva. No, no, sì, ma lei c'ha un suo personaggio. È il suo personaggio, è il suo lavoro. Quindi magari ci stanno queste parole. Me ne vado in un hotel 5 stelle. Che sto con loro a rompermi c***oni, me ne vado in un hotel 5 stelle, ciaone. Ragazzi, per fortuna ho trovato una sociale come me nel reality. Esatto. Quindi noi faremo gli asociali, noi siamo gli asociali. Noi siamo gli asociali del gruppo, andiamo a farci le cose nostre. Esatto, ciao, quindi. No.
La diva del tubo, con le sue pretese, è stata pesantemente attaccata da buona parte dei concorrenti. Non funziona così, non c'è uno schiavo, non c'è niente, devi aiutare. Pure, me ne vado. E qua non ne vai. Qua non c'è nessuno schiavo, se ti conviene così. E dalla sua parte Alicia riesce ad attirare poche persone, tra cui Luce ed Erika, che cercano di spiegare agli altri il proprio punto di vista. Secondo me, alla diva, io me ne vado. Il problema è stato questo, che lei voleva andare via e sinceramente a me dispiace perché mi trovo molto bene con lei e ha usato un termine, una terminologia che per il suo lavoro è normale, le persone vogliono essere chiamate con quel nome. Ha usato la parola schiavo e qualche persona si è sentita toccata da questa parola e di conseguenza è successo tutto il putiferio che è stato ben palese, insomma. Quello che è avvenuto. Ragazzi, ragazzi, lasciamo perdere. Un asino non potete fare un cavallo di corso. Lasciatele parlare, mio amico. Lasciatele parlare. Oh. Non toccarmi. Non toccarmi. Fammi vedere una cosa. Dai, teneteli il telefono un attimo. Cosa devo fare per andare? Bestemmiare? A me non interessa chi si offende per le parole che uso, perché sono problemi suoi, non sono problemi miei. Io dico solo che qua non ho i miei comfort, io sono una persona che ha bisogno dei propri comfort, qua non ho i miei comfort e per questo motivo voglio eliminarmi. Ma che comfort? Che comfort? Che comfort? Chiamare qualcuno schiavo è un comfort? Chiamalo servitore, non schiavo, la parola schiavo allora, non deve esistere. Oppure fai il slave, vabbè, slave, slave, ma non è schiavo. Perdonami, ma non è schiavo. Capito, però magari, perdonami, se una persona fa il muratore e vuole essere chiamato muratore, tu lo chiami muratore. Se quello per lui è eccitante essere chiamato schiavo, sì, lei lo chiama schiavo perché è quello che lui gli chiede. Lui paga lei per essere chiamato schiavo, punto. Non è che ti ha detto tu sei uno schiavo, ti ha detto semplicemente io faccio questo lavoro, questa persona vuole essere chiamata con questo nome, vengo pagata per chiamarlo così, stanno in privato quando lei lo fa, non è un tuo problema. Io ho detto però, che la parola schiavo è troppo pesante. Ma che palle! No, è pesante la parola schiavo. Ci vuoi un servitore? Sì. Io voglio un servitore, ma non sono loro che vogliono essere chiamati schiavi. Noi almeno io sono un po' di mentalità aperta. Io ti vedo in questo modo, è un contesto diverso. Ma andiamo a conoscere meglio anche Martin, che si è definito asociale. Ma ha dei motivi ben precisi per affermarlo. E si apre anche lui con i suoi compagni di avventura. Ho trovato un asociale come me nel reality. Esatto. Quindi noi faremo gli asociali. Noi siamo gli asociali. Noi siamo gli asociali del gruppo, andiamo a farci le cose nostre. Esatto, ciao. La diva del tubo con la sua personalità non è piaciuta a molti e guadagna 4 nomination. Ma chi è sta bracciata? Ah, niente, niente, sta tenda. Dove siamo? No, raga, io ho paura dei grilli. Ma che mosca è questa? Dove siamo qua? Ma io non do a me si sveglia stanotte. Visto che avete lo spirito di adattamento, entrateci tutti. Prima le donne. Prima andare dentro. Ma io non posso, io soffro di oronzofobia. Ma chiamate la produzione, io non posso rimanere qua dentro, per favore. Tutti dentro. Ma cosa c'è? Il club privé qui? Cos'è uno strip club? Wow, c'è lo champagne, ragazzi. Sì, non entri? Io ragazzi, chiamo un taxi e me ne vado in hotel. Ciao, spirito di adattamento. Un bacio. Magari scivoli. Ciao,